Vertical Radio. Buonasera, la trasmissione che state per ascoltare è stata realizzata da Italradio negli studi di Radio Toscana a Firenze, in occasione della Giornata Mondiale della Radio celebrata oggi, 13 febbraio 2024. Al microfono Luigi Cobbis. La trasmissione è diffusa una sola volta, dalle 20 alle 21 ora italiana, su 6035 kHz, onde corte, banda dei 49 metri, attraverso l'antenna log periodica del centro trasmittente di Santa Maria di Galeria, gestito dalla Radio Vaticana a pochi chilometri a nord di Roma. La potenza di emissione è di 100 kW. Da molti anni le onde corte sono state fortemente limitate in Europa e molte trasmissioni in italiano sono scomparse. Eppure c'è un grande bisogno dell'apporto di questa tecnologia semplice e collaudata che garantisce la diffusione di notizie e programmi superando le frontiere e consentendo a un numero illimitato di ascoltatori di riceverli in forma anonima e gratuita. È importante però che questo nostro esperimento sia sostenuto dal vostro parere. Scriveteci come ci avete ascoltato inviando rapporti di ricezione e messaggi alla casella di posta elettronica web2012@italradio.org. Ripeto, web2012@italradio.org. L'indirizzo sarà ripetuto più volte nel corso del programma, che viene diviso in quattro spazi di circa 15 minuti ciascuno. Il primo e l'ultimo in italiano, il secondo in francese, il terzo in inglese. Avvisiamo adesso gli ascoltatori delle due lingue. Chers auditeurs, l'émission que vous venez de découvrir est diffusée une seule fois seulement, ce soir, le 13 février 2024, sur une courte de 6035 kHz, en direction de l'Europe. L'espace en français est programmé autour des 20h15, heure de l'Europe centrale, 19h15 UTC. C'est l'émission spéciale pour la Journée mondiale de la radio 2024. Restez avec nous. Dear listeners, the program you have just discovered is being broadcast on shortwave 6035 kHz, tonight, 20 February 2024, only, towards Europe. English section will be aired in about 30 minutes at 20:30 Central European Time, 19:30 UTC. It's a special broadcast for the World Radio Day. Stay with us. Il tema della Giornata Mondiale della Radio 2024 è 100 anni di intrattenimento, informazione, istruzione. Lo ha dettato l'UNESCO, che ne ha adottato la proclamazione del 2012 su proposta dell'Accademia Spagnola della Radio. Per noi italiani, l'anno 2024 coincide in effetti con il centenario della radio pubblica, le cui trasmissioni regolari si aprirono da Roma il 6 ottobre 1924. È un anniversario agrodolce, poiché le trasformazioni nella diffusione dei programmi riservano la via herziana alla sola FM e al DAB, dopo la chiusura di tutte le frequenze d'onda media nel 2022 e delle onde corte già nel 2007. Iniziative private cercano di preservare la diffusione delle onde media, ma certamente non è facile. Di questo argomento parleremo meglio nell'ultimo quarto d'ora di questo programma. Aderendo al motto della giornata, entriamo dunque nella storia. La presenza di Marconi in Toscana, dove stiamo registrando questo programma, è documentata sin dalla più giovane età dall'inventore, che fu in particolare a Firenze e molto a Livorno. C'è un giorno però che rappresenta un vero trionfo per Guglielmo Marconi in questa parte d'Italia. È il 23 maggio 1903, quando, venuto a Pisa per lo stabilimento della stazione radiotelegrafica di Coltano,
L'inventore fu acclamato dalla folla e riconosciuto dallo scienziato Antonio Pacinotti, l'inventore della dinamo. Filippo Giannetti ci porta con un suo adattamento radiofonico in quella storica giornata. Via dunque alla macchina del tempo. Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori di Ital Radio, ovunque voi siate, nello spazio e nel tempo, vi arrivi il nostro più cordiale saluto. Filippo Giannetti vi parla dalla stazione ferroviaria di Pisa. Sono le 21:40 del 23 maggio 1903 e tutta la città è in fermento per l'imminente arrivo di Guglielmo Marconi. La scienza del grande inventore, come un raggio luminoso di sole, sta per rischiarare la bella, fortunata e felice città. Mi ha fatto crescere e maturare come persona e come professionista. Mi è stata sempre vicina, anche nei momenti meno felici, una compagna fedele. Lo dico da ascoltatrice e mi auguro sia così anche per chi ci ascolta. Viva la radio! Arriviamo così, gentili ascoltatori, al termine di questa trasmissione. Diffusa una sola volta, dalle 20 alle 21 ora italiana di oggi, 13 febbraio 2024, con 6.035 kHz un decorso, banda dei 49 metri. È un sasso nello stadio, un tentativo di uscire con la nostra lingua italiana in questa modalità facile e opportuna di diffusione del pensiero e delle trasmissioni a vivo. La trasmissione resa possibile attraverso l'antenna non periodica del centro dormiente di Santa Maria di Galeria, assistito dalla Radio Vaticana, a pochi chilometri a nord di Roma, una potenza di emissione di 100 kHz. Ringraziamo Lara Dercic, Paolo Morandotti, Filippo Giannetti per i testi inseriti nella programmazione predisposta da Luigi Pobbisi, attualmente al microfono. Ringraziamo la regia di Radio Toscana e il centro trasmittente di Santa Maria di Galeria, trasmettitivamente nella bassa e alta frequenza ci permettono di andare in onda. È importante però che questo nostro esperimento sia sostenuto dal vostro parere. Scriveteci come ci avete ascoltato, inviando rapporti di recezione e messaggi alla casella di posta elettronica web2012@italradio.org. Ripeto, ed è l'ultima volta che lo posso fare questa sera, web2012@italradio.org. Vi risponderemo con adeguata conferma. Grazie per averci ascoltato e 73 nel 2024.